Dopo gli anni drammatici della guerra e della ricostruzione, l'Italia degli anni 50 riesce finalmente a decollare. Grazie al sostegno degli Stati Uniti e al governo della Democrazia Cristiana, si condensano tutte le condizioni per un vero e proprio miracolo economico. Il paese dispone ormai di infrastrutture moderne. Ci sono strade, ferrovie, ospedali, scuole e una pubblica amministrazione molto forte. L'Italia del boom vive una rivoluzione industriale che la mette finalmente al passo con le grandi nazioni occidentali. Questa trasformazione economica ha un fortissimo impatto sulla società. Molti italiani abbandonano le campagne per trasferirsi in città, dando vita all'esodo di massa descritto nelle opere di Cesare Pavese. L'esodo delle campagne si sovrappone al flusso migratorio da sud a nord. Nel giro di pochi anni, milioni di lavoratori meridionali si trasferiscono in Piemonte e in Lombardia per contribuire al miracolo economico italiano. Nel complesso, l'ondata di modernizzazione che investe il paese si estende anche ai costumi sociali. Le donne e i giovani, solitamente penalizzati dalle famiglie patriarcali, iniziano a emanciparsi attraverso l'istruzione. La borghesia scopre il benessere e i nuovi beni di consumo, come la lavatrice e la televisione, entrano a far parte dell'immaginario popolare. A partire dagli anni 50 in poi, la pubblicità diventa uno strumento fondamentale per modellare i gusti del consumatore. Non tutti sono favorevoli ai cambiamenti prodotti dal boom. Molti intellettuali di sinistra, ma soprattutto Pierpaolo Pasolini, denunciano la televisione e la pubblicità come strumenti che annullano l'individuo e favoriscono l'omologazione di massa. Lo smarrimento dell'intellettuale in quegli anni 50 è raccontato da Calvino in questo modo. L'intellettuale che non ha più un posto nella società, che si trova fuori luogo rispetto alle manovre economiche, all'economia che sta diventando trionfante, al cambiamento, non riesce più a interpretare la realtà, è qualcosa di residuale. Calvino riesce a raccontare lo smarrimento in cui va incontro l'intera società italiana nel momento in cui in realtà appare trionfante, cioè all'interno del boom economico.